Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: NDG è stato eliminato da Amici, e subito dopo si è sfogato su social. E il commento della Cuccarini lo hanno letto tutti. Amici di Maria De Filippi è giunta alla sua seconda fase, quella del serale, e nella prima puntata, andata in onda sabato 18 marzo, ci sono state le prime eliminazioni e le prime sorprese. Una prima puntata all'insegna dei battibecchi, come quello tra Malgioglio, uno dei giudici, che si è risentito con Alessandra Celentano per aver definito Isobele Maddalena la leonessa e la gattina. E tra uno scontro e un altro sono stati eliminati Megarria e NDG, che è poi intervenuto su social per sfogarsi e parlare della sua esperienza. Ma a far parlare è stato anche il commento di Lorella Cuccarini. Vediamo cosa ha detto e cosa è successo nel corso della serata. Lo sfogo di NDG dopo l'eliminazione da Amici. NDG è stato eliminato da Amici nel corso del primo appuntamento del serale. Subito dopo il ragazzo è tornato su social per ringraziare i suoi fan del sostegno e per parlare della sua esperienza. È stato un viaggio fantastico, quasi irreale, e mi porterò per sempre dentro questa esperienza. E poi ha aggiunto: non ho rimpianti perché ho sempre messo il cuore in ogni cosa che ho fatto. Avete conosciuto il vero Nicolò a 360°, con i miei pregi e i miei difetti, i miei punti di forza e le mie fragilità. Mi avete visto piangere e ridere, e sul palco vi ho mostrato le mie due facce, quella più energica e irriverente unita a quella più intima ed emotiva. Il commento di Lorella Cuccarini. Tra le discussioni c'è stata anche quella tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, che si sono scontrati proprio su NDG, definito dal professore di canto un imbucato non meritevole quindi di essere presente nella serata. La replica di Lorella Cuccarini è stata dura: non insultare la tua intelligenza, hai detto una cosa proprio sbagliata e il problema sei tu. Perché tu puoi criticare i ragazzi, ma non puoi dire di una persona che si è guadagnata il serale che è un imboccato, considerando che la settimana scorsa non eri sicuro dei tuoi e non sapevi se portarli al serale. Quindi o menti prima o menti dopo. Zerbi non si è scomposto più di tanto e ha ribattuto: stai parlando da persona che non sa prendersi le sue responsabilità. Io fino all'ultimo momento ho ragionato su chi portare con me al serale. Molto facile fare questi ragionamenti quando durante tutto l'anno non si prende una decisione e non si manda a casa nessuno. E intanto Lorella ha commentato sotto il post di NDG a testa alta ribadendo la sua stima per lui. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.